Buon pomeriggio a tutti, grande pomeriggio di calcio, torna la Serie A, torna il Milan, è una grande giornata, ne parliamo con Mirko Palo, ciao Mirko. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Mario Jelpo, ciao Mario. Ciao ragazzi. C'è Tiziano Crudeli, ciao Tiziano. Ciao! Perfetto, mi piace quando ti vedo bello tonico. Andiamo dal Te lo dico professore, che non dopo. è meno tonico, il professor Pisani. Felice anche di esordire a fianco di un mito come Tiziano, insomma, Ah, della pensavo parlassi di televisione. Filippo Lui Tramontana. è un Ciao Filippo amico Tramontana. Ciao a visivo. tutti. Ciao Io se devo assistere a queste scene, però me ne posso anche andare, voglio dire. Ciao. Intanto, perché noi Filippo! le uniche scene che dobbiamo seguire sono quelle di San Siro, perché c'è Milan-Lecce, la partita è appena iniziata, sta giocando il Lecce, cioè sta provando, diciamo, a organizzare, anzi è il Milan che sta attaccando, si fa per dire, andiamo con le formazioni, andiamo con le formazioni, se ce li hai, caro il Sì, mio. il Milan gioca con Maignan, Calabria, Gabbia, Tomori e Hernandez, Reinders, Adli, un tridente un po' pesante tra Chukwueze, con Chukwueze, Pulisic e Leao a supporto di Olivier Giroud. Risponde il Lecce, se vuoi ti racconto anche il Lecce. Certo, vai con Lecce. Con Falcone in porta, Gallo, Pongracis, Baschirotto, Venuti, Gonzales, Ramadani, Blin, Dorgu, Christovic, Banda. Perfetto, allora le due squadre sono scese in campo, ma prima di iniziare, perché mi interessa capire però anche Tiziano, tu che sei sempre uno che non contesta mai neanche la formazione, va bene? C'è qualcosa che non ti piace? C'è qualcosa che non ti garba? No, io giudico in funzione di quello che sarà poi il rendimento e le scelte di Pioli le ho condivise, ma le ho anche criticate illo tempore, ci mancherebbe altro. Comunque, per quanto riguarda il Lecce, è una squadra che ultimamente, nelle ultime partite, è cresciuta allo 0-0 a Roma, è sintomatico di un processo di crescita anche del Come Lecce. Yassin Adli con la palla Lecce tra i che. piedi. Yassin Adli che avanza, indisturbato. Yass, ancora lui, che allarga sulla destra, ancora da Ciucu. Vediamo se Ciucu riesce a superare Gallo. Ciucu lo punta, finta, Ciucu va avanti. Convergia molto bene, entra in area, Ciucu, al limite dell'area. Attenzione alla palla per Capitan America, prova a Che bomba! Visto. Gol! Ho visto. Stiamo arrivando. Lo so. Mi state avvicinando. Con Milan, andiamo con l'onda. Beh, grandissima giocata qui di Pulisic, la prima occasione il Milan ha colpito, si è spostato, aveva già fatto dei cose del bello genere. Bello il tiro a giro, mamma che il tiro a gol. Perché, esatto, perché professore, praticamente Pulisic è qua, altezza, diciamo, limite dell'area di rigore, tiro a giro di sinistro e la palla che si è insaccata imparabilmente Ah, per forse c'è far una deviazione. deviazione, Forse c'è una deviazione, però credo che la non lo in so. partenza. È talmente presto la deviazione rispetto al tiro che non si capisce se il tiro sarebbe stato ugualmente così. Ah, addirittura? No, Non questo si mi interessa per il capisce. fantacalcio, cioè No, il gol no, a livello di regolamento è è gol di sicuramente il gol Pulisic, va di bene, Pulisic, quindi da però. questo ci interessa. Decimo gol di Pulisic. Esatto, quindi il Milan è in vantaggio 1-0. E diventano 13 con quelli in Champions e in Europa League. Colto Rafa in area di rigore, spostato Yass Adli a rimorchio, indietro al limite dell'area per Teo che prova a crossare. Pulisic di testa, miracolo! Spettacolo San Siro! Su Pulisic, ancora su ancora Pulisic. Ancora su Pulisic, imbeccato da un cross perfetto di Teo. Colpo di testa, colpo sicuro centrale di Christian Pulisic, miracolo di Falcone. Allora la giocata è questa: Teo Hernandez da sinistra, la palla viene scodellata. Pulisic poteva fare ancora addirittura meglio, però di Sì. testa, colpo sicuro, trova la grande parata di Falcone che Falcone. praticamente evita il 2-0. Grande, grande azione. Calcio d'angolo per il Milan. Calcio d'angolo! Non si è capito gol, tanto Giroud, perché Giroud, di Giroud. Cross, calcio d'angolo. Mi giro la testa. Si può sentire quello che ho giro la detto? testa. Si può Mi giro risentire? la testa. Ed è gol. 13 2-0. Gol. Olivier Giroud la messa sul calcio d'angolo di Yassin Lee. Andiamo con l'onda. 2-0 per il Milan. Giroud. 2-0 sugli sviluppi di un calcio d'angolo, praticamente c'è la deviazione di Giroud che si piega. No? Una spizzata perfetta sull'angolo, sul secondo palo. C'è Gabbia che va a saltare sul primo palo, ma non la prende. Dietro invece Giroud, bravissimo, spizzata e la mette a fil di palo. Calcio d'angolo di chi era? Di Theo Hernandez? Di Adli. Adli. Tiziano, Adli. Ha segnato Olivier! Ti giro la testa anche adesso! No? Allora, calma, siamo qui. Olivier, Olivier, Olivier!
e Olivier. E Olivier, calcio d'angolo qui, bella. Giroud. C'è Giroud che praticamente si piega, fa veramente un gesto di grande 13 atletismo gol e la palla in che campionato. Si ma hai avuto l'impressione che Falcone sia rimasto come spiazzato. No, questo è un gol che non si può... C'è poco da fare. No, ma dico... Non è possibile capire dove la mette, non è possibile prenderlo. Bisogna raccoglierla purtroppo in fondo al sacco dal punto di vista del portiere. Non c'è assolutamente... Espulso Ristovic. Praticamente c'è un'entrata di Ristovic sul costato di Chiukwueze. Non sono d'accordo invece. Non voleva far male, però che tu salti col piede a martello e vai con la pianta dei piedi sul fianco del giocatore non puoi non. Però aspetta, sicuramente da vedere non è una cosa bella, però bisogna contestualizzare l'azione. Nel senso, arriva un cross dalla destra, palla alta, Ristovic spalla la porta e guarda la palla, non vede Chiukwueze. Non lo sa, apre il gambone per andare sul pallone, di fianco c'è Chiukwueze che arriva, lo anticipa, fallo netto. No, viene scavalcato dalla palla, quindi lui va verso il dietro, mette la gamba indietro per cercare di arrivare sul pallone, la mette un po' troppo tesa. Certo, sicuro. Però, rosso. Secondo me è rosso, rosso. Tutta la vita, ragazzi. Guardate lì. Ma guarda dove guarda Ristovic. Ma guarda dove arriva il piede. C'è negligenza. Ma sta giocando a calcio, ragazzi. Nessuno dice che l'ha fatto apposta. Ma anche quando entri scivolato a piede a martello, non è che lo fai apposta. Però entri così. No, forse non c'è una certezza. Cioè, non c'è. Poteva essere giusto il giallo e poi però è anche vero, il rosso. Però è anche vero che in questa situazione il VAR, se ci fosse stata una cosa anomala, non può intervenire in questa maniera. Nessuno dice. Interviene e dice: no, guarda che stai prendendo una baglio. No, però evidentemente non c'è abbaglio. Nessuno abbaglio. Dice che è uno scandalo. Non è un abbaglio, dicendo che è uno scandalo. Quelle cose così. Però io, per come vedo il calcio, ti dico: se sono un attaccante e vedo il cross arrivare, guardo la palla da quella parte, io dietro non so che ho il professor Pisani. Vado a cercare di agganciare il pallone, lui è lì, non lo vedo, alzo la gamba per prendere il pallone e lui arriva, mi anticipa, io lo prendo qua, è fallo, ci sta che mi dai il giallo, ma non mi puoi colpevolizzare con un rosso, tanto più che sono nell'area avversaria. Cioè, io il calcio lo vedo così. Non è questione di Milan, Inter o Juve. Secondo me è tipo una specie di eccesso di fuoco, qualcosa del genere. Ma vai a cercare la palla. Ho capito, ma è pericolosissimo, Filippo. È saltato col piede alto. Cioè, non puoi non dare rosso. Ti dico, hai ragione, ma lo prende qua. Cioè, per me il calcio è un'altra cosa. Poi io, per carità di Dio. Lo prende qua perché è saltato anche Chiukwueze. Allora, io capisco. La dinamica è quella. Allora, io capisco quello che vuol dire. Filippo. Cioè, secondo la dinamica del calcio, per come mi ha sempre visto. Lì non ci sono, c'è la volontà ovviamente di intervenire in quel modo, non si vuol far rosso. Però è anche vero che se tu, quella è un'entrata molto pericolosa, cioè se tu prendi nel costato in quel modo, non so, a me sembra Se tu mi dici che a metà campo tu entri per anticipare l'avversario, vedi l'avversario, entri con la gamba come ha fatto Ristovic e lo prendi lì come dici tu, sono d'accordo che è rosso. In una dinamica come questa, con un cross dalla quella parte, l'attaccante che guarda il pallone neanche sa che ha Chiukwueze di fianco e allarga per prendere la palla, per me, per quanto possa essere pericoloso, il rosso è penalizzante, è esagerato. Io per poi, me. Ripeto, poi non sto dicendo che non ha fatto fallo, che non era pericoloso, perché... ma queste sono interpretazioni. È molto ai limiti, è una zona grigia. È una zona grigia, perché la verità è che ha fatto un'entrata scomposta da ignorante delle entrate, così. Però non, molto pericoloso. Non voleva sicuramente prendere un giocatore del Milan. No, questo no, perché guarda da un'altra parte, ovviamente. Però, ti dico questo, però secondo me questo il rosso ci sta. Il rosso fa tanta differenza. Se gli avessero dato il rosso, giallo, ci sta. Avrebbero... Terzo gol del Milan con Leao, ma ci saranno tantissime polemiche. Intanto vi faccio rivedere quella parata. Pino non si esulta per questo gol, almeno per quello che mi riguarda, 3-0, perché non mi è piaciuto. Prima ve lo faccio vedere e poi lo commentiamo. Allora, palla in verticale, Leao praticamente si trova tu per tu con il portiere Falcone e la indirizza tra le gambe di Falcone. Prima però, cos'era successo? Nell'altra area di rigore, qui siamo dall'altra parte, area di rigore, praticamente non succede... c'è questo spalla a spalla tra Holmquist e Theo Hernandez. Secondo me è regolare.
Holmquist cade per terra, Theo Hernandez nel tentativo poi di ripartire gli dà una ginocchiata sulla testa e riparte. Holmquist resta a terra, sugli sviluppi dell'azione poi fa gol il Milan. Ovviamente i giocatori del Lecce tutti furibondi perché dicono ma Theo hai visto che però hai preso non è pubblicità. Stato un bel gesto. Se mi avete sentito durante la partita, io cosa ho detto subito appena è partita l'azione? Buttala fuori, sì. Perché si è visto che aveva tirato una ginocchiata, tra l'altro molto forte. Occhio adesso Giroud che le riceve da Leao, calcia sull'esterno della rete. Sulla nuca di Holmquist. E l'impatto è stato molto forte perché è arrivata la ginocchiata direttamente sulla nuca qua, a distanza ravvicinata con Theo Hernandez in corsa. E lui non l'ha buttata fuori. Sono d'accordo con te anche perché un conto è quando l'arbitro non ferma il gioco su un contrasto dove un giocatore magari non si rende neanche conto di aver dato la botta. In questo caso Theo, quando è scivolato Holmquist, gli ha dato una ginocchiata sulla tempia ed è impossibile che tu non ti accorga di aver dato una ginocchiata sulla testa. Il giocatore a terra che avrà urlato perché la botta è stata forte, Theo è andato avanti. A me non è piaciuto per niente. Poi sul proseguo dell'azione palla per Adli che ha fatto un bellissimo passaggio filtrante per Rafa Leão dalla sinistra che poi l'ha messa dentro, però non è stato un bel gesto per quello che mi riguarda, quello di Theo in questo frangente. Mentre intanto entrano Musa e Kier per Pulisic e Gabbia. Risparmiato Pulisic sicuramente, sì, questa però è una, ovviamente è una situazione che farà molto discutere perché da una parte magari Theo si potrebbe anche non essersene accorto, va bene, ma l'arbitro deve intervenire perché l'arbitro non può accorgere, siamo addirittura dall'altra parte. Siamo in area di rigore, sono d'accordo con quello che dice Mirko è proprio perché la penso al contrario di quello che stai dicendo tu, cioè perché in questo caso è forse uno dei pochi casi in cui si può dire che chi attacca sbaglia, perché forse l'arbitro non era in grado di potersene accorgere, perché è un tocco per terra che non si vede, è molto difficile da vedere per l'arbitro, mentre il giocatore è lì, lo sente se gliel'ha data. Cioè noi poi lo vediamo al replay che c'è il tocco, invece il giocatore lo sa, l'arbitro è mica facile vedere che è successo. Però vede uno per terra che testa. No, però se vede uno per terra non può fermarsi. Io sono d'accordo con Mario. Cioè, se vede uno per terra che si tiene la testa, secondo me è responsabile. Mettiti nei panni. C'è un giocatore del Lecce a terra perché c'è stato un testa a testa con Fik Tomori. Vediamo Piccoli. Vediamo un attimino. Gliel'ha dato Tomori, ha capocciato. È perché qua non si capisce tanto bene. Sì, gliel'ha data. Guarda qua, quando rivediamo Theo Hernandez. Sì. Hernandez fa così, boom! Qua non si vede. Vabbè. No, io sono d'accordo. Però, sono guarda d'accordo che Mario, allora, adesso stanno riproponendo però. C'è Massimi che sta guardando anche verso l'area di rigore. Ma è difficile, quei tocchi sono... Ma se vede uno che si tiene la testa, non può far finta però, di niente. Pino, però aspetta, non è che i giocatori in Serie A sono dei santi, appena si mettono la mano in testa, tu ti fidi al 100%. Beh, lo fanno sempre però. Nel senso, fermalo sempre. Pino, non puoi fermare il gioco ogni volta che uno sta per terra. Che ha pensato l'arbitro? Mi sta cercando il rigore. Ma certo. Il rigore non c'è, cosa che siamo tutti d'accordo all'incirca che il rigore non c'era, e quindi l'arbitro, che è d'accordo con noi su quella cosa, dice che vuole questo qui sta a fa' scena. E può benissimo non aver visto. Sì, sono d'accordo così. Però per me la responsabilità unica è di Theo Hernandez. Perché Theo Hernandez sa. In questo caso è quello che può sapere. Tiziano, tu cosa dici invece? Secondo me non è. Come dire, non doveva fermare l'azione perché non si è reso conto. Ma chi non doveva? Cioè, secondo te l'arbitro ha fatto bene andare a tirare avanti, Theo Hernandez doveva fermarsi? Ha preso una decisione che può essere discussa, come è discutibile, per l'amor del cielo, però non vedo qualche cosa di molto grave nella decisione che non ha preso di... Traversa incredibile di Theo a giro dalla destra, un tiro a giro che ha colpito in pieno la traversa con Falcone battuto. Una grandissima azione di Hernandez dai 25 metri, gran tiro, la palla sotto che si stampa contro la traversa. Occhio adesso il Lecce che avanza con Holmquist ancora dalla destra, scivolano un po' tutti male, e girano anche fatto male. Tito Piccoli, dopo che Chukwueze ha perso il pallone, ancora Piccoli, probabilmente centralmente Holmquist in area di rigore dalla destra, Holmquist il tiro, Mike Maignan risponde presente, ancora però Maignan, va in area di rigore. Maignan, qui
fine è stato bravo anche Teo Hernandez. Occhio perché aperto. Dall'altra parte c'è Rafa Silver Surfer, Rafa che si accentra, Rafa verticale per Jovic contro giocatore del volevi Lecce. Volevi il rigore? Che... Volevi il rigore? No. No. Mezzo rigore c'era anche... No. Mirko, perché non inserisci Okafor? Io faccio domande. Guarda, l'altra volta ho giocato... Soffini di cambi. L'altra volta ne farà una o due minuti dalla fine. Sai perché ha fatto giocare Jovic, secondo me? Proprio perché non crede più in Jovic. Ah, e quindi lo fa giocare. Sì. A me piace queste teorie. Sì, perché si tiene Okafor per la Roma, capito? Ah. L'altra volta, quando la partita aveva un senso, ha fatto entrare Okafor e non Jovic. Sì, ci sta. Ci sta, ci può stare, ci può stare. Ci ha fatto ritornare a pensare in grande, a pensare in Milan. È perché lo vuoi cacciare? Non lo voglio cacciare, perché ho detto che ma se mi fanno migliorare... Ma è difficile che ci può essere qualcosa di meglio. Ti giuro, mi sta venendo mal di testa. Se ce l'hai con Pioli, qualcosa di dillo, meglio c'è. Se ce l'hai con Pioli, devi mettere a disposizione un organico che vuole lui. E la società... Queste cose, non questa società, non le tiene in considerazione. Finisce la partita intanto. Perché sono prioritarie le scelte economiche. Però sai che a un certo punto sono venuti a dire in conferenza cardinale come è finita la partita? Deve, si deve evolvere, 3-0, no? 3-0, 3-0, 3-0, 60 gol in campionato, vi faccio vedere, e 82 gol nella stagione, nelle 42 partite. 43, 42. Ah, questo è perfetta, questa è assolutamente perfetta. Vi faccio vedere anche la classifica, ce l'abbiamo qua. Eccola qui, 6 a meno 11 Tiziano, 6 a meno 11. No, ma non mi interessa. Vabbè, ma io posso 11. Dirlo che sia meno 11. Mi interessa il processo di crescita che ha la squadra, che ha avuto la squadra. Soprattutto, e non voglio farla vittima, soprattutto perché era reduce da 30 infortuni, di cui 24 muscolari, sarò ripetitivo, ma questo ha inciso enormemente sul rendimento del Milan. Questo potrebbe essere un tema. Ma non ci sono arrivato, volevi arrivarci? Forse. No, ma ascolta, guarda che allora purtroppo. Ma grazie per avermi fatto finire il discorso. Abbiamo un limite di tempo, non possiamo stare fino alle 3 di notte per aspettare te che tiri fuori tre cose che mi convincono, però, onestamente. No, cioè noi andiamo e ti lasciamo. Puoi parlare da solo e poi vediamo la cassetta. Sei lungo, Paolo, sei lungo, capito? Sei troppo lungo, sei partito dai solo derby, dalla cosa. Allora, io mi sono capito comunque. La classifica l'abbiamo fatta vedere, ha ragione Tiziano, il processo di crescita è importante, però c'è una squadra che sta andando molto forte, forse questo è anche uno dei motivi per cui tanti tifosi del Milan dicono Pioli non va bene. Per colpa del Senti, fammi fare una domanda fammi finire intelligente. No, a Tiziano, a Mario e a Mirko. Sì, perché guarda che siamo lì. Ce la facciamo. Sì, velocissimo. Va bene. Adesso guardate la Roma? Beh, alle 18 dopo. Capito, uno magari va a casa, cioè che ne so. Veramente io guardo la Lazio, poi fa come te pare. No, ma la Roma. Ma ragione, la Roma, giovedì. Ma no, lui gioca giovedì con la Roma, perché cioè, sa già di essere nettamente più forte. No, ma non per quello, perché io ho giocato 13 anni nella Lazio. No, capito, però c'è Milan-Roma giovedì. Lui sa già di essere più forte. Ma lui lo stai rispondendo Tiziano? Tu? No, ma Tiziano scrive addirittura, guarda, lo vedi, scrive. Il Milan in casa ha vinto 11 partite, ne ha perse 2 e ne ha pareggiate 2. Sì. Ha segnato 26 gol e ne ha subiti solamente 8. Ha totalizzato 35 punti. Ecco perché scrivo. Per dare delle informazioni. Non ti stavo contestando. Stavi. Non ti stavo contestando. Madonna, che è sempre lì che scrive. Ma non lo è, ma si fia. Mi documento. Perché io ho l'umiltà di imparare, di apprendere, di documentarmi. Bravo, hai ragione, noi siamo invece in chiusura, abbiamo l'umiltà di chiudere invece. Io devo ringraziare Mirko Paolo. Volevo cambiare la macchina comunque. Grazie mille a Mario Ielpo, grazie mille. Grande Mario! Grazie mille. Anch'io devo cambiare la macchina. Esatto, Tiziano Crudeli, grazie mille. Grazie professore. E grazie a Filippo Tramontana. Ciao. Grazie soprattutto. Tramontana, grazie sei a tutti un voi mito. Che ci avete seguito, alla redazione che ci ha dato una gran mano e alla regia, alla produzione, a tutti quelli che ci hanno dato un aiuto pazzesco.